Intervista Roberto Minervini, ospite della 59esima edizione del Festival dei Popoli, dove presenta qui Un mondo in fiamme e al quale viene dedicata una retrospettiva. In particolare questo film parla dei problemi delle comunità afroamericane in Louisiana e della protesta delle Pantere Nere. Allora, il suo documentario, devo dire, l'ho visto, molto bello, lascia senza parole perché effettivamente mette a contatto in modo autentico con queste problematiche della comunità afroamericana in Louisiana. E quanto è stato difficile entrare realmente in queste comunità? Quanto tempo ha girato lì? E, insomma, come ha fatto a farsi accettare in questo gruppo che in qualche modo deve essere anche chiuso in se stesso? Credo sia chiuso sia perché non è facile entrare, che c'è bisogno di un'immersione totale in certi contesti che è durata vari anni, sia perché non c'è la volontà di entrare, questa è una questione anche politica, quindi entrare in questi ambienti è sconsigliato anche dai media, c'è una politica mediatica sul evitare le downtown delle città che sono a prevalenza nere, quindi è una difficoltà che va da cui responsabilità diciamo da attribuire a entrambe le parti. Evidentemente perché poi entrare, far conoscere, far capire crea anche maggiore comunicazione, forse è questo che si vuole un po' evitare. Certamente, e poi per non parlare del cinema dove progetti del genere non vengono neanche finanziati, io sono riuscito a girare questo film grazie al sostegno dell'Italia, delle istituzioni italiane, a Rai in primis. Ecco, lei aveva già affrontato in un precedente film, Louisiana, queste problematiche della comunità afroamericana. Com'è nata questa passione per questo problema? Ma in realtà nasce da un mio coinvolgimento totale nella scena politica americana, quindi sono 18 anni che vivo in America, 11 dei quali poi nel Texas, quindi mi considero un osservatore privilegiato di quelle che sono le dinamiche sociopolitiche in America, e quindi l'idea di fare un film sulla comunità nera esisteva da tempo. Poi sono riuscito a instaurare dei rapporti, dei contatti importantissimi con i personaggi che poi vedremo nel film, e di lì poi è partito il tutto, è partito il progetto. Ecco, come è stato visto lei lì come europeo? Nel senso, si parla anche, mi ha colpito un personaggio, dice: noi aspettiamo ancora il risarcimento non solo dagli americani, dagli inglesi, dagli europei. Quindi c'è un po' questo senso di depredamento che nel corso dei secoli tutti noi abbiamo fatto nei confronti dell'Africa. Quindi qual è stato un po' questo rapporto che si è instaurato, no? Un bianco europeo? Ma chiaramente questo è il punto di partenza, una delle difficoltà per poi instaurare questo rapporto partiva proprio da questo, dal fatto di essere bianco europeo. Poi nel corso degli anni, perché ci ho messo degli anni a fare questo progetto, si è visto che nel mio caso si trattava di un europeo bianco che si schierava dalla loro parte o perlomeno si metteva al servizio del loro messaggio, quindi io mi sono frapposto tra la comunità bianca e quella nera come interlocutore tra le parti. Ecco, in questo documentario risultano chiare le responsabilità appunto del mondo occidentale rispetto ai problemi sia dell'Africa che delle comunità afroamericane che sono ancora ghettizzate. Ecco, c'è questa coscienza? Non c'è assolutamente, secondo me, anzi, nuovi venti di razzismo soffiano in Europa e non solo? Certamente, il razzismo è uno tsunami che parte da lontano, parte anche dall'intolleranza quotidiana, parte anche dal modo in cui si gestisce, dal modo in cui si utilizza il linguaggio, quindi quel razzismo che in America chiamano cover, quindi che va, quel razzismo poco evidente, quel razzismo sommerso, fatto di sguardi e di parole, e quella sono le piccole onde dello tsunami, e onde che io vedevo già in Italia sin da ragazzino, quando ci trovavamo di fronte al fenomeno dell'immigrazione africana, anche quella subsahariana degli anni 70 e 80. Quindi l'America, la storia è ciclica, se non altro il caso americano di questa immigrazione coercitiva che è passata poi attraverso la schiavitù dovrebbe insegnare qualcosa al resto del mondo. Mi sembra che invece questo sia un insegnamento che sta andando perso, visto
il risorgere dei moti reazionari un po' dappertutto. Ecco, nel precedente film, Louisiana, mi aveva anche colpito il fatto che alcuni dei protagonisti del documentario erano un po' arrabbiati, risentiti con Barack Obama, si sentivano abbandonati da uno di loro che tutto sommato forse non aveva fatto le dovute politiche, no, a favore della comunità afroamericana. Quindi non oso adesso immaginare nei confronti di Trump che cosa possano provare. Ma questo abbandono, questo senso di abbandono nei confronti delle istituzioni permane. Dati persino gli interlocutori del mio nuovo film ne parlavano con me riguardo ai dati e statistiche, dati alla mano, si nota un continuum nelle politiche di oppressione nei confronti delle minoranze. O il termine minoranza non è utilizzato dalle minoranze stesse, quindi chiamiamo dai non bianchi, dai non eterosessuali, quindi tutti coloro che non appartengono al mainstream. C'è una rinascita in pompa magna dei moti oppressivi, e questa è una costante che trascende i cambi in seno al governo centrale. Questa è una cosa tragica, ragion per cui il distacco, cioè se è vero come è vero che Trump ha approfondito ancora di più, ha messo il dito nella piaga, quindi la ferita è ancora più sanguina, ancora di più oggi. Però non si può parlare di ferita sanata durante le altre amministrazioni. Ecco, nel film c'è questo personaggio, un ragazzino che va in prima superiore, che sembra come un po' un messaggio di speranza, va a scuola, cerca di andare bene a scuola, la madre cerca di instradarlo, è un po' un messaggio di speranza anche forse. È un messaggio di sopravvivenza. Purtroppo, come dice lei, spesso nel caso delle comunità non bianche l'unica speranza è proprio quella di sopravvivere. Quindi il ragazzino è emblematico di questo, la speranza di diventare uomo libero e presente in famiglia, perché il 30% dei Native America vengono incarcerati in un momento dato della loro vita. Questi sono dati emblematici di una tragedia, di un genocidio. Quindi non sono più presenti in famiglia. Fra l'altro ho memoria in un telegiornale di un sonoro schiaffone che una madre dette a un ragazzo nero, no? Perché rischiava di commettere qualche crimine. Il ruolo anche delle madri che restano, questo anche emerge nel suo documentario. Certamente la figura femminile come ultimo baluardo di questa istituzione familiare che nei contesti non bianchi, specie nell'America degli afroamericani, si sfalda, proprio perché manca la figura maschile e perché manca il lavoro e perché le istituzioni lasciano che questi ghetti si autoeliminino. Ecco, in definitiva, qual è quindi il messaggio di questo film, che sembra essere molto lontano da noi, ma forse non lo è? Il messaggio viene dai personaggi stessi, forse viene dal titolo stesso, forse è bene ricordarsi che se una parte del mondo è in fiamme, poi anche il resto del mondo potrebbe essere assalito dalle fiamme. Quindi il fatto che che il mondo dei bianchi dappertutto e soprattutto in America non stia bruciando in questo momento non significa che bruci poi.